In questo video vi mostrerò una jig molto semplice che non vi costerà niente, con la quale potrete fare tagli stretti ripetuti al bancosega in modo veloce e sicuro. Molti fanno questi tipi di tagli tra la guida e la lama, ripetendo il taglio in questo modo. Però questo è pericoloso perché c'è un alto rischio di causare rinculo. Infatti, più la guida è vicina alla lama e più alto è il rischio che il pezzo si blocchi o che si muova lateralmente durante il taglio. Io vi consiglio invece di fare così. Inserite la vostra guida goniometrica nel bancosega. Prendete poi il pezzo che volete emulare e piazzatelo alla sinistra della lama. Prendete poi un pezzo di legno, appoggiatelo sulla guida goniometrica e fatelo scivolare finché non tocca il pezzo che volete emulare. Fissate poi il pezzo di blocco con una morsa. Fatto ciò, con questa semplice jig, preparare il taglio è semplicissimo perché basta spostare la guida del bancosega fino a che il pezzo da tagliare non tocca il pezzo di blocco. Togliete poi la guida goniometrica e sarete pronti a procedere con il primo taglio. Fatto il primo taglio, reinserite la jig e potrete fare i tagli ripetutamente e velocemente usando il pezzo di blocco come riferimento quante volte volete. Facilissimo e super veloce. Come potete vedere, i pezzi sono tutti identici e li ho fatti senza jig costose e senza dover passare troppo tempo a preparare ogni taglio. Con questa jig potrete anche impostare in modo accurato tagli sottili di precisione come quelli per creare bordature o tagli di rifinitura. Quindi con questa jig migliorerete sia la velocità che la ripetibilità e la precisione dei vostri tagli. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se questo è il caso, per favore iscrivetevi ed in collegamento qui sopra troverete un mio video recente sugli errori più comuni quando si usa un bancosega. Penso che lo troverete utile. Grazie e a presto.